Benvenuti a San Siro, la Scala del Calcio, lo stadio di Milan e Inter, lo stadio della finale della Champions League 2016. Oggi si affrontano Milan e Bari. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Queste dunque le scelte degli allenatori. E ora si fa sul serio, si parte. Passaggio in avanti. Si poteva immaginare che questa fosse una partita tattica. Obiettivamente mi aspettavo qualche cosa di più. Se una delle due la vuole vincere, deve tentare di attaccare in una maniera più efficace. E va a colpire di testa. Prova a tirare. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Ecco il tiro. È un grande riflesso qui. Bel gesto tecnico. La butta dentro. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. Per l'arbitro non è rigore. Calcio di punizione dal limite. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Opportunità da calcio piazzato, occhi ai saltatori. E hanno sfiorato il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Può tentare la conclusione. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Continua ad andare, palla al piede. Si libera la grande. Non è stato abbastanza rapido. Ci ha messo troppo tempo per decidere. Un'opportunità sprecata. Incornata! Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Ora sa di... Primo tempo che si conclude dunque qui. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico.
Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Prova la giocata nello spazio. Dalla distanza! Prova il traversone. Cerca spazio. Non può sbagliare. È riuscito a passare. E c'è il gol. E segnano il primo gol dell'incontro. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. Il Milan si porta in vantaggio, 1-0. Sono in svantaggio per 1-0, credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli spogliatoi. Vuole la profondità. Occhio al tiro. Libera tempestivamente. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Salta e colpisce di testa! Palla allontanata senza troppi complimenti. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Si libera la grande. Va a cercare il secondo palo. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Cerca spazio. Può colpire. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. La mette sulla fascia. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova il filtrante. E passa! Occhio al traversone, prova la conclusione aerea, ha segnato! Ora doppio vantaggio per loro. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha difeso benissimo il pallone, con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. E si riparte da un netto 2-0. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Cross. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Troppa fretta di eseguire il cross in questo caso. Cerca l'uomo là davanti. Ottimo intervento. Il Bari ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Vuole la profondità. Ci prova. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile.
effettua un cross dalla tre quarti, fa sportellate con il suo marcatore, palla larga in profondità, ecco che la rimette in area, prova il tiro, bella parata, ottima la parata del portiere, ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Tenta il colpo di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Cerca l'uomo là davanti. E trova bene il compagno. Può calciare a rete. Occasione da rete. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. È tempo di ringraziamenti. E allora grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ovviamente, qui al mio fianco, a Luca Marchegiani.